ci siamo e è tutto quasi pronto. Dunque adesso passiamo invece ad un momento veramente magico, un momento eccezionale, perché lei, intanto senza di lei non sarei mai riuscito a mettere in piedi questa manifestazione. Lei è stata un braccio destro, come dire, veramente insostituibile. L'anno scorso ha vinto qua, si sta facendo veramente una grande, si sta aprendo una grande strada nel mondo della moda, perché la sua bravura, la sua fantasia, i temi che ripercorre affascinano molto sia la clientela che il pubblico, e adesso ci presenta qui ciò che ha fatto in questo anno, la collezione che ha messo in piedi, e devo dire che è veramente una cosa molto mistica, perché è un grande richiamo all'arte. Infatti parte della sua collezione si chiama Olio su tela, l'altra parte invece è stata appositamente ricreata per questa sera. Io vi lascio alla grande magia di Silvia Nobili.
grande moda di Silvia Nobili. Silvia, eccola qui, stupenda, che magnifica collezione. Veramente complimenti. Una... Ragazze, venite fuori anche voi. Ragazze, eccovi qua, anche voi. E poi i gioielli di Emanuela Lutero. Brava! Eccola qui. Brava! Che ha un'icona bizantina anche lei. Oggi proprio siete. Allora, dunque, Vladimir, a te veramente sei molto... A parte che un paio d'orecchini in anello e un braccialetto mi spetta. Su... perché un'opera d'arte su un'opera d'arte fa scopa della serie. No, davvero bellissimi. Posso chiedere alla ragazza vestita di nero lì di rigirarsi di nuovo, perché c'era questa combinazione con i pantaloni che ho adorato. Bellissima, molto spagnola anche, trovo veramente. Anche il vestito con la Pietà dipinto, facciamolo per Giulia, vieni avanti. Bellissimo, veramente. Complimenti davvero, perché è un modo anche per rendere omaggio al Made in Italy, non solo vero, nella moda, ma anche come arte, poiché almeno quello ci abbiamo, insomma, valorizziamolo. Brava, veramente ragione. Complimenti. Allora Silvia, intanto veramente a tema con la serata, perché noi abbiamo sempre voluto associare, come diceva Vladimir, sempre un monumento importante di questa città, importante ad una collezione, ma tu hai voluto veramente portare queste grandi opere d'arte sui tuoi abiti. Da cosa nasce questa idea? Allora, è stata un'idea semplice, mi piacevano queste opere, le ho sempre seguite, le ho sempre studiate anche a scuola, e è un percorso in cui mi piaceva che una galleria d'arte, bella già in sé, prendesse vita, quindi che tutto prendesse vita in passerella, e quindi c'è un percorso sia sacro che anche appunto artistico, e volevo appunto trasmettere questa emozione a tutti. Ok, Manuela, tu procedi sempre con i tuoi gioielli. Ormai siamo un tutt'uno. Silvia Nobili ed Emanuela Lutero, grazie.